Signori, siamo tornati con una nuova squadra, un nuovo progetto, mi raccomando lasciamo subito un mi piace, YouTube sta dando dei problemi, infatti il video di ieri se non l'avete visto andate a vederlo, mi raccomando, la carriera con il Milan è uscito un altro episodio proprio ieri, però visto che mi è andato bene a livello di visualizzazioni, quindi penso che appunto non siano arrivate tutte le notifiche, mi raccomando attivate la campanellina sul canale, così vi arriveranno le notifiche direttamente sul telefono e potete appunto sapere quando carico dei video. Siamo qui, dicevo, Roma signori, progetto carriera, Roma. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, signori, siamo qui, come ho già detto, del progetto carriera a Roma. Che cos'è il progetto carriera? È una serie incentrata totalmente sul calciomercato, è sempre divisa in due episodi, ragazzi, dove simuleremo una stagione intera, ci concentreremo nel primo episodio chiaramente sul calciomercato estivo, andremo a simulare tutte le gare una alla volta, quindi comunque metterò la formazione tutte le volte nuova, insomma gestirò bene la parte della formazione per chi dovrà giocare, simuleremo tutte le partite fino al 31 di dicembre. Il secondo episodio invece chiaramente inizierà con il mercato di gennaio e simuleremo di nuovo le partite fino alla fine della stagione e lì trarremo le nostre conclusioni, se abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto un buon mercato, eccetera, eccetera. Comunque in descrizione trovate la playlist appunto del progetto carriera con i vecchi progetti carriera e soprattutto il primo episodio dove vi spiego nel dettaglio in cosa consiste questa serie. Quindi, come in ogni episodio, partiamo dalla fase 1, ovvero l'analisi della squadra. Andiamo a vedere tutti i giocatori che abbiamo in rosa, andiamo a cercare di capire quali potrebbero essere i ruoli che mancano, i ruoli da andare invece a ricoprire, insomma, per cercare di muoverci meglio sul mercato, sapendo già cosa ci può servire. Portieri. In porta abbiamo Alisson, Lobont, Skorupski e Szczęsny. Allora, Alisson è sicuramente un ottimo portiere perché è giovane, buona valutazione. Lobont, chiaramente 38 anni, è lì perché deve finire la sua carriera lì. Skorupski, l'abbiamo dato in prestito al Empoli, quindi comunque è un giocatore nostro ma in prestito all'Empoli. Szczęsny viene dall'Arsenal, quindi ce l'hanno prestato. Ora, io non mi muoverei a livello di portieri, nel senso che comunque farei giocare Alisson tutto l'anno in modo che cresca e quindi possa avere, diciamo appunto, la possibilità di giocare tanto e di crescere. Nel caso ci siano dei problemi, comunque abbiamo pronto Szczęsny ad entrare. Passiamo adesso invece ai difensori centrali. Allora, difensori centrali abbiamo tanti giovani che sono in prestito, per esempio Calabresi, Casasola, Castan è andato in prestito, ma io lo richiamerei dal prestito, comunque adesso vi spiego anche il perché, diciamo, di quello che farei. Fazio è un giocatore che è arrivato dal Tottenham in prestito. Gyomber l'abbiamo prestato al Pescara, poi c'è Manolas, Rudiger, Vermaelen che è arrivato direttamente da Barcellona e Zukanovic che l'abbiamo prestato all'Atalanta. Quindi cosa farei io? Come sempre mi piace avere quattro difensori centrali, comunque la Roma gioca anche in Champions, gioca in campionato, la Coppa Italia, quindi sicuramente almeno quattro difensori centrali dovremmo averli, sia per evitare comunque che i giocatori si stanchino, quindi girare appunto la rosa e i titolari, sia perché non si sa mai che ci siano dei figli degli infortuni, delle squalifiche, quindi bisogna farci trovare pronti. Quindi sicuramente abbiamo Manolas titolarissimo, c'è Rudiger, anche lui è un buon giovane, secondo me crescerà, quindi anche lui sicuramente giocherà. Castan, io non andrei a comprare un altro giocatore, un altro difensore centrale, ma semplicemente richiamerei Castan, proprio perché comunque è buono, può giocare bene, quindi richiamiamo Castan dal prestito, come avevo già detto. Dopodiché abbiamo quindi Castan, Manolas, Rudiger, abbiamo Vermaelen che ce l'hanno prestato, quindi perfetto. E abbiamo Zukanovic che l'abbiamo dato in prestito, quindi abbiamo quattro difensori top alla fine, che sono Vermaelen, Rudiger, Manolas e Castan, e quindi secondo me come difensori centrali potremmo essere a posto. È chiaro che averli di proprietà, perché comunque Vermaelen partirà, tornerà Zukanovic che non è sicuramente un top difensore, potrebbe convenirci quindi andare a cercare un difensore che magari sia giovane, eccetera, eccetera. Però fino a gennaio almeno andrei a lavorare con questi difensori qui e quindi cercherei di concentrarmi prima sui ruoli dove effettivamente abbiamo bisogno e ci sono veramente delle carenze. Terzini destri. Allora, a destra abbiamo Bruno Peres che è arrivato in prestito dal Torino, un giocatore che vale 17 milioni, quindi tantissimo. Comunque ce l'hanno dato in prestito, quindi per adesso lo sfruttiamo, diciamo. Poi abbiamo il buon Florenzi, che sicuramente giocherà lui titolare, gran Florenzi, giocatore fortissimo e che crescerà ancora, secondo me. Dopodiché abbiamo questo Balasa che abbiamo dato in prestito e questo Nura che è un giovane che darei in prestito proprio perché comunque è molto giovane,
18 anni, 62 di valutazione, farà fatica a trovare del posto, sicuramente se la giocheranno Florenzi e appunto Bruno Perez, quindi comunque questo Nura lo darei in prestito. Passiamo ora ai terzini sinistri, guardate quanti giocatori ci sono. Allora abbiamo questo Anočić che è molto giovane, quindi inserisco subito nella lista prestiti. Poi abbiamo Emerson, Falasco che abbiamo dato in prestito al Cesena. Abbiamo Juan Jesus che è arrivato in prestito dall'Inter, abbiamo Mario Rui che è arrivato in prestito dall'Empoli, ok? E abbiamo questo Sek che anche lui è molto giovane e che quindi secondo me non è ancora all'altezza per giocare questa Roma. Quindi quali sono i nostri difensori di sinistra, i nostri terzini con cui possiamo lavorare? Pochissimi, perché alla fine abbiamo Mario Rui e Juan Jesus, ma non sono i nostri, quindi sicuramente i terzini sinistri sarà un ruolo dove andrò a cercare di lavorare, proprio perché ci mancano dei giocatori lì di proprietà che potranno quindi nel tempo giocare in questa Roma. Centrocampo, la Roma, allora, sicuramente come modulo giocheremo con tre centrocampisti centrali, quindi con un 4-3-3 mal che vada, con un 4-2-3-1, quindi comunque con due centrali e un centrocampista offensivo, quindi alla fine sono sempre tre centrocampisti. Abbiamo Maidat, che abbiamo dato in prestito al Vicenza, Nainggolan, tanta roba, Strootman, tanta roba, De Rossi, perfetto, e abbiamo Paredes, quindi comunque abbiamo quattro difensori, veramente si contano sulla mano i difensori che ha la Roma, scusate, non so perché ho detto l'Inter, che ha la Roma, ma sono veramente degli ottimi centrocampisti. Andrei a prendere un altro innesto però al centrocampo, proprio perché abbiamo tante partite, avendo due coppie, avendo tre competizioni in totale, contando il campionato, e quindi secondo me un altro centrocampista ci vuole assolutamente. Passiamo adesso agli esterni di destra. Esterni di destra abbiamo Gerson, giovane, appena arrivato, quest'anno dovrebbe essere arrivato, lo metterei nella lista prestiti perché ha un buon potenziale, giocherà poco perché comunque non ha chissà che statistiche per le quali potrebbe giocare effettivamente in questa Roma e competere appunto con gli altri competitor che sono Iago Falche, che è stato prestato al Torino, abbiamo Iturbe che comunque è giovane ancora e poi c'è Salah. Quindi sicuramente sarà titolare, ma vabbè fa lo stesso, lasciate stare questo gioco di parole. C'è Iturbe, quindi che potrebbe giocare da seconda ala, insomma da sostituto. Iago Falche adesso lo lasciamo in sospeso. Cosa vuol dire? Nel senso che sicuramente se si infortunerà Salah o Iturbe, io a gennaio la prima cosa che faccio è richiamare Iago Falche. In alternativa sarebbe comunque, cioè questi prestiti così consistenti di giocatori che costano così tanto, non li ho mai capiti sinceramente, cioè preferirei venderlo un giocatore del genere, faccio un po' di cassa, almeno mi faccio dei soldi e posso effettivamente andare a operare sul mercato. Comunque per adesso lo lasciamo lì in stand by, poi vediamo. A sinistra signori, giochiamo con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, quindi abbiamo comunque bisogno di due esterni, due ali che siano, abbiamo El Shaarawy e basta. Questo è il problema, abbiamo solamente El Shaarawy, quindi a sinistra sicuramente andremo a cercare una alla sinistra, un esterno sinistro che sia. Dopo ho qualche nome che mi avete fatto sapere nei commenti l'altra volta, quindi comunque dopo ci guardiamo assolutamente. Chiudiamo infine con gli attaccanti, in attacco abbiamo Perotti, Totti, Capitan Totti, Eterno, Dumbia, attenzione Dumbia che è un giocatore della Roma ed è stato dato in prestito. Questo per dire non lo mando giù, nel senso che 10 milioni di euro, Dumbia, io adesso lo richiamo dal prestito, lo giungo alla lista trasferimenti perché veramente questo non lo mando giù perché non giocherebbe. Dzeko, perfetto, comunque l'anno scorso si è fatto una brutta stagione, quest'anno ragazzi sta facendo vedere che effettivamente è un buon attaccante, quindi si sta riprendendo. Poi abbiamo questo Ponce e questo Umar che sono stati dati in prestito rispettivamente al Granada e al Bologna. Quindi in attacco un'altra punta, anche qui la prenderei perché abbiamo Dzeko, sì, abbiamo Totti, ok, che ha comunque la sua età e a fine stagione si ritirerà, e abbiamo Perotti che non è effettivamente una punta centrale ma è una punta un po' più arretrata, quindi sarebbe una seconda punta, sarebbe un po' più da falso 9 che da punta di sfondamento tra virgolette, quindi una punta centrale la prenderei consistente. Abbiamo 50 milioni di budget, se ci qualifichiamo per la Champions League avremo altri soldi, se ci portiamo a casa la vittoria della Coppa precampionato, quindi quelli amichevoli, ci portiamo a casa altri soldi, quindi comunque non abbiamo troppi ruoli su cui lavorare. Abbiamo detto, riepilogando, un terzino di sinistra, un centrocampista, una alla sinistra e un attaccante, quindi abbiamo quattro giocatori, potremmo prendere dei top player, vediamo cosa ci offre il mercato. Comunque qui finisce la prima fase ragazzi e partiamo con la seconda.
Quindi, seconda fase, signori. Partiamo in ordine di ruolo. Abbiamo parlato di terzini sinistri, centrocampisti, ali sinistri e attaccanti. Quindi, nell'ultimo episodio mi avete fatto sapere, l'altra volta, ecco, facciamo così, mi avete fatto sapere dei nomi. Partiamo subito con Wendell, terzino sinistro del Bayern Leverkusen. Vediamo se ci ho preso. Sì, perfetto. Chiediamo al nostro Lombardi, al nostro osservatore, di seguire appunto Wendell, così abbiamo un'idea di quello che è questo giocatore. Poi abbiamo giocatori un po' più esperti, per dire Rodriguez, che esperti è un parolone, ma intendevo comunque a livello di prestazione, ecco, 82 di valutazione, gran giocatore, abbiamo già reso conto, e costa 21 milioni di euro, però veramente gran giocatore. E l'ultimo giocatore che mi avete consigliato è Kurzawa del Paris Saint-Germain, anche lui 23enne, secondo me costerà tanto, comunque chiediamo di seguire anche lui. Quando avremo un quadro completo di tutti e tre i giocatori che abbiamo cercato, andremo a vedere effettivamente come lavorarci sopra a livello di acquisto. Centrocampisti centrali, mi è venuto semplicemente un nome in mente tra tutti quelli che mi avete consigliato, scusate, nel senso che abbiamo un ottimo centrocampo, secondo me la Roma ha uno dei migliori centrocampi della Serie A, e andrei a prendere un innesto forte ma comunque giovane. Questo innesto secondo me potrebbe essere Emre Can del Liverpool, quindi andiamo a cercare Emre Can, che non me lo trovava in quel modo lì. Eccolo qui, 22enne, andiamo a seguire anche lui, secondo me è un ottimo giocatore perché ha comunque alto 1,88 m, delle statistiche molto buone a livello difensivo, me lo ricordavo così perlomeno, perché comunque lui giocava anche da difensore centrale un paio d'anni fa, sempre a Liverpool, quindi comunque lui è un giocatore che andremo a cercare, a vedere come appunto, cosa ci dirà appunto il nostro osservatore. Ali sinistre, allora, abbiamo un giocatore che in Europa è uno dei migliori prospetti a livello di ali sinistre, ma che comunque sta giocando veramente, veramente, veramente poco. Si tratta di Memphis Depay, ragazzi. Depay che nello United ormai avranno giocato 10, 12, 13 giornate, è stato convocato semplicemente per 4 partite, ha giocato quindi veramente pochissimo, è stato pagato tanto dallo United gli scorsi anni. Memphis Depay è un giocatore che vorrei puntare forte, proprio perché comunque sarebbe un'alternativa ottima alla pari, secondo me, con Esharawi, quindi comunque non avremo problemi sul fronte chi gioca, chi non gioca, eccetera, eccetera, perché sarebbero veramente due top player sulla fascia sinistra, quindi sicuramente Depay un giocatore che punterò a comprare, anzi siamo già qui, possiamo già inoltrare un'offerta essendo solo lui, diciamo, come alternativa che mi piacerebbe prendere. Vorrebbe lo United 20 milioni di euro, noi partiamo sempre un po' più bassi, quindi facciamo un'offerta da 15 milioni, vediamo che cosa ci viene detto appunto in risposta a questa offerta. E finalmente arriviamo al reparto attaccanti, dove abbiamo Dzeko che giocherà probabilmente titolare, abbiamo Totti che sicuramente qualche partita gliela farò giocare, ma non può reggere tutte le partite del campionato ovviamente, e poi abbiamo, signori, Perotti che secondo me è più una da falso 9, non è la punta di sfondamento che vorremmo. Quindi ho tre nomi che andremo a cercare, che sono il primo, forse il più conosciuto, e partirò da questo, poi comunque andremo a vedere gli altri. Alexander Lacazette. Lacazette è uno dei migliori giocatori in Europa, secondo me, sotto questo punto di vista, quindi come punta, come attaccante. 43 milioni di euro il valore, secondo me per meno di 50-60, esatto, non ce lo potremo portare via, quindi comunque vediamo, diciamo, la punta come ultimo giocatore da acquistare, secondo me in primis il terzino sinistro e l'ala sinistra. Terzo ruolo che devo comprare il centrocampista, poi infine l'attaccante, perché comunque a livello numerico non ci mancano i giocatori, ma se riusciamo a prendere un altro giocatore, un altro top player, sarebbe veramente tanta roba, quindi aggiungiamo alla lista preferiti la Lacazette. Poi abbiamo un giocatore che forse potremmo pagare poco, ma potrebbe rendere tanto, che è Falcao, quindi 30enne Falcao. Vale 16 milioni di euro, vediamo se nel caso volessimo contattare potremmo portarcelo a casa per 18-20 milioni, quindi non sono tanti, un giocatore di esperienza, abbiamo la Champions League, quindi comunque potrebbe fare comodo, aggiungiamo anche lui alla lista preferiti, poi vediamo dopo. Poi abbiamo Ben Yedder, ragazzi, il Messi tunisino dovrebbe essere, se non sbaglio. Wissam Ben Yedder, eccolo qui, 25 anni, del Siviglia, chiediamo di seguire questo giocatore, appena arrivato dal Tolosa per 24 milioni di euro, quindi comunque intanto lo facciamo seguire e poi vediamo che cosa ci dice l'osservatore. Ultimissimo giocatore, ragazzi, che mi avete consigliato è Bakambu
Cedric Bakambu del Villarreal, chiediamo di seguire anche lui e vediamo cosa ci viene detto. Ed è adesso quindi di aspettare i vari resoconti di tutti i giocatori, informazioni prodotte sul mercato, vendita magliette. Dovremmo vendere 70 milioni di euro di magliette, sti cazzi. E quindi comunque aspettiamo i resoconti dei vari osservatori, così almeno sappiamo un po' quali sono i costi e come muoverci, direi. Prima amichevole, trofeo dei campioni contro il Monaco, andiamo prima a sistemare la formazione. Quindi come dicevo prima partiamo con un 4-3-3, Szczęsny in porta, ci mettiamo invece Alisson, poi abbiamo la destra Florenzi, Manolas, l'altro centrale non sarà Fazio, ma ci metterei subito Rudiger, che comunque il nostro giocatore può crescere. A sinistra Juan Credus, ma ci metto Mario Rui che preferisco. Centrocampisti centrali, Strootman, De Rossi, Nainggolan, perfetto, Salah, Sharawi, e là davanti ci metterei Dzeko al posto di Perotti. Quindi questa potrebbe essere una delle formazioni, diciamo, che giocherà in questa Roma. Salviamo le nostre modifiche e ci portiamo a casa subito il primo risultato con una doppietta di Sharawi, quindi tanta roba, 2-1 al Monaco. Vediamo se ci sono delle novità, no? Dall'ufficio non ci sono novità per quanto riguarda gli osservatori e i compiti che gli abbiamo dato. Ok, prima news, Manchester United che rifiuta la nostra offerta, ritengo che il suo valore sia superiore alla cifra offerta, quindi andiamo a inviare una nuova offerta per Memphis Depay, eravamo partiti con 15 milioni, passiamo a 20, ovvero il suo valore di mercato effettivo, vediamo cosa ci dice lo United. Andiamo a simulare anche questa seconda partita contro l'Augsburg. E anche qui 2-1, Salah e Perez, ci portiamo a casa anche questa vittoria, continuiamo a vedere se ci sono delle news da parte degli osservatori. Ok, abbiamo due resoconti, il primo su Wendell, ragazzi, andiamo a vedere, eccolo qui, terzino che vale 10 milioni, può crescere sicuramente tanto, proviamo quindi, io punterei appunto su di lui perché comunque non costa troppo, perché alla fine Rodriguez costava veramente tanto e Kurzawa idem, quindi si parlava di cifre molto elevate. Partiamo con un'offerta base di... farei di 8 milioni, vediamo cosa ci dice il Bayer Leverkusen. Kurzawa, vediamo un attimo, 20 milioni, esattamente come Rodriguez, quindi si parte da cifre molto elevate e si arriva a cifre ancora più elevate, quindi 25-30 milioni. Punterei adesso su di lui, su Wendell, così abbiamo comunque del budget per lavorare anche sui nostri altri ruoli da coprire. Manchester United, troppo bassa l'offerta. Prezzo del cartellino di Memphis Depay è di 36 milioni, dunque se ha intenzione di aumentare la sua offerta saremmo ben lieti di prenderla in considerazione. Quindi, nuova offerta per Depay, vorrebbero 36 milioni, chiaramente possiamo avvicinarci offrendone meno. Passiamo adesso a 25 milioni di euro, che chi lo sa, magari accettano, nel caso passiamo un'offerta da 30 milioni di euro, vediamo cosa ci dice appunto sempre lo United. Vediamo un po', Città Nazionale non ci interessa, offerta per il trasferimento per Perotti, attenzione. Valutiamo bene, 16 milioni di euro per Perotti, ragazzi. Se vogliamo puntare a prendere effettivamente una punta vera, potrebbe essere una buona cosa vendere Perotti, però sicuramente non per 16 milioni, fare una controfferta a 25 milioni di euro. Proprio perché, come ho detto, nel caso prenderei effettivamente una punta vera da metterla davanti, perché mi sembra che sia piuttosto lui un... è a metà tra un centrocampista offensivo e una punta, secondo me. Ok, vediamo un attimo altri resoconti, ragazzi. Bakambu, vediamo un po', valore di mercato 22 milioni di euro, un giocatore che sicuramente crescerà anche lui tanto perché è molto giovane. Con 30 milioni ce lo possiamo portare a casa. Poi ho visto anche che c'era comunque il resoconto di Ben Yedder, vediamo un po'. Anche lui vale 18 milioni e ce lo possiamo portare a casa per una cifra. Ah no, è appena arrivato, in questa squadra non ha intenzione di andarsene, quindi potrebbe essere ostica, diciamo, come soluzione Ben Yedder. Emre Can, vediamo un po', valore di mercato sempre 20 milioni. Andiamo al Liverpool, per quanto lo lascerebbe andare, la trattativa sembra fattibile, quindi comunque anche lui, secondo me, con quei 25 milioni ce lo porteremo a casa, ma partiamo da un'offerta base di 15 milioni. E infine, offerta troppo bassa per Wendell, vorrebbero 19 milioni di euro. Eravamo partiti con 8 milioni di euro, passiamo a fare adesso un'offerta da 13 milioni, il suo valore di mercato è di 10 milioni, facciamo un'offerta da 13, visto che ce ne hanno chiesti 19, vediamo che cosa dicono. Ok, trasferimento per Paredes, ragazzi, che andrei a rifiutare, perché comunque come centrocampista mi piace, giovane, difensivo, quindi ci vuole. Troppo bassa, vorrebbero 36 milioni di euro, andiamo ad aumentare quindi l'offerta a 30 milioni di euro per Memphis Depay. Premio torneo 2 milioni, perché comunque stiamo andando avanti nella competizione pre-campionato.
troppo bassa per Khan, vorrebbero 32 milioni di euro. Vediamo un attimo. Allora, per Wendell 19 milioni, ruolo che sicuramente dobbiamo andare a coprire. Proviamo con 16 milioni, vediamo se accettano, risparmiamo 3 milioni da aggiungere magari in un'altra offerta. Per Otti ci offrono 23 milioni di euro. Attenzione, 23 milioni per Wendell. Possiamo provare a fare una controfferta da 25, vediamo che cosa ci dicevano. Abbiamo riflettuto sulla sua richiesta, è più di quanto siamo disposti a spendere. Allora, se prendiamo per Otti 25 milioni di euro, abbiamo un po' di soldi in più per poter prendere sia Khan sia Depay. Quindi Khan è un giocatore che secondo me è buono, mi piace. Io a sto punto l'offerta per Perotti l'accetterei da 23 milioni e andrei a prendere dopo un altro attaccante, magari come Falcao, che non costa tantissimo ma che comunque può rendere tanto. Per Emre Can aumentiamo l'offerta a 23 milioni di euro, magari accettano. E vediamo un po', colloco i giocatori, posso fare una richiesta, spero di poter sperimentare quella rosa e dargli la possibilità di giocare. Questo è Lobont, 38enne. Oddio, adesso andiamo a simulare anche questa partita qui, che dovrebbe essere la semifinale appunto del torneo precampionato. E ce la portiamo a casa ai rigori, 5-4, perfetto. L'importante è il risultato, quindi comunque come ci siamo arrivati non è un problema. Ufficio, vediamo un po' se è arrivato qualcosa di nuovo ragazzi. Dirigenza, premio torneo, altri 3 milioni, perché stiamo andando appunto avanti questa competizione. Avanziamo. Accettata, 30 milioni per Memphis Depay. Ragazzi, andiamo quindi ad offrire il contratto Depay. Vorrebbe 110.000 a stagione, quindi a settimana, scusate, quindi 110.000, 4 anni, sarà un giocatore importante. Vediamo, ci sono abbastanza fondi, sì, sistemali, vediamo cosa ci dicono. Comunque allo United era un giocatore per il turnover strasprecato, cioè veramente troppo. Accettati i 23 milioni per Emre Can. Attenzione, andiamo a offrirgli il contratto. Can che vorrebbe 110.000 a settimana, contratto per 4 anni, sarà un giocatore importante perché sicuramente giocherà. Attenzione, secondo me questo ottimo acquisto. Quindi abbiamo fatto il contratto, qui abbiamo giocatore venduto, costati aggiunti 19 milioni al budget, che è Perotti. Accettata anche il Bayern, allora vorrebbe 50.000 a settimana, 4 anni, sarà un giocatore importante proprio perché giocherà titolare sicuramente Wendell, visto che comunque è alla pari di, diciamo, degli altri due che abbiamo, ovvero Mario Rui e Juan Jesus, a livello di overall, dicevo, di rating ovviamente. Trasferimento per Dumbia, sì ragazzi, allora vediamo un po', 8 milioni dal Torino, direi subito di accettare senza andare a fare altre offerte. Abbiamo un'altra offerta, avevo visto, attenzione, non so perché diceva uno di due, come se ci fosse un'altra offerta in corso, però adesso vediamo. Abbiamo la finalissima di questo torneo, andiamo a giocare questa finale, scusate, a simulare questa finale. Ci fosse stato, mannaggia, se arrivavano i due nuovi innesti sarebbe stato più bello. Comunque vediamo un po', c'è Bakambu, attenzione, vediamo Bakambu se giocherà. Già intanto gol di Pato, se giocherà bene, dicevo. Mamma mia ragazzi, queste ali, Salah e Shaarawy, veramente il panico. 2-1, vinciamo anche la finale, pazzescamente incredibile. Allora, vediamo un po'. Ok, complimenti per il trofeo, altri 4 milioni che sono stati aggiunti al budget. Contratto rifiutato, devo vivere qui, non voglio trasferirmi, potrei cambiare idea. Ragazzi, dobbiamo modificare l'offerta per Depay, non è contento di quello che gli abbiamo offerto. Allora proviamo con un'offerta da 120.000, 4 anni, giocatori importanti. Proviamo così, vediamo se un po' più di soldi gli fanno gola. Giocatore venduto Dumbia, contratto rifiutato per Can, idem, stesso discorso, si trova bene, non vuole appunto trasferirsi. Aumentiamo l'offerta anche per lui, da 110 passiamo a 120, sarà un giocatore importante perché comunque, come ho detto, abbiamo solamente 3 centrocampisti top. Rifiutato anche lui, lo stesso discorso, madonna mia, sta gente qui. Proviamo con 55.000, 4 anni, giocatore chiave, vediamo se accetterà. Trasferimento per Nura, vediamo un po', sì, lo diamo in prestito, subito così, andrà in prestito al Grimsby Town, non so che squadra sia. E offerta per il trasferimento, no, in prestito, che contratto rifiutato di nuovo per Depay, mamma mia, vorrei, ma potrei cambiare idea. Allora, gli diamo un ruolo più importante da quello che era, 125.000, 4 anni, giocatore chiave, vediamo un po', lo farò sicuramente alternare al 50%, quindi una partita a testa con El Shaarawy nel caso, per visto che gli sto dicendo che sarà un giocatore chiave. Vediamo un po', trasferimento per Manolas, 41 milioni di euro da Barcellona, porca miseria ragazzi, 41 milioni di euro per Manolas. Manolas che è perno di questa difesa, porca boia, 41 milioni.
mamma mia, che è pieno di questa difesa, sono tanti 41 milioni, però no. Può rendere ancora tanto aumentando, diciamo, col tempo, quindi con l'età. No, assolutamente no, rifiutiamo questa offerta qui. Trasferimento per Florenzi, vediamo un po'. Mamma mia, tutti i nostri gioiellini, ragazzi, 25 milioni dal City, che rifiutiamo assolutamente. Futuro capitano probabilmente Florenzi. Allora, accettata per Vendel, quindi comunque accettiamo il giocatore. Questo è il primo innesto che andiamo a fare, quindi il terzino sinistro l'abbiamo coperto, mancano ancora tre ruoli. Emre Can ha rifiutato il nostro contratto, andiamo a modificare nuovamente la nostra offerta. Mamma mia, proviamo per 3 anni, giocatore chiave, io non so più cosa dire. Lui vorrebbe un contratto da 4 anni, gliel'ho offerto più di una volta, ma comunque sta continuando a rifiutare questo tipo di contratto. Vediamo che cosa dice adesso. Finalmente, signori, Depay ha accettato il nostro contratto. Andiamo quindi ad accettare il giocatore, nuovo innesto, Memphis Depay, e abbiamo risolto, diciamo, 2 buchi su 4, quindi terzino sinistro e l'esterno. Adesso mancano sicuramente il centrocampista, che vediamo se Can accetterà appunto la nostra offerta, e poi l'attaccante. Eccolo qui, signori, l'abbiamo detto, Emre Can ha accettato appunto il nostro contratto e adesso manca solamente la punta. Andiamo un attimo a vedere magari il nostro budget prima di cercare di capire quale potrebbe essere il nuovo innesto. Abbiamo un budget di 16 milioni, però è in negativo il budget stipendi, ok. Vediamo un po' di sistemarlo, tipo così, abbiamo 6 milioni praticamente, porca boia, 7 milioni con un 70.000 di budget. Vediamo se ci sarà qualche offerta per qualche nostro giocatore che potrebbe partire. Non abbiamo messo troppi giocatori sul mercato, ci sarebbe quel Castan che potrebbe portare appunto i soldi in cassa. Adesso vediamo un secondo come si sviluppa la cosa. Offerta di trasferimento per Strootman, vediamo un po', ragazzi, 25 milioni di euro dal Liverpool, 26 anni, 25 milioni di euro. Non andrei a impazzire, diciamo, rifiutiamo l'offerta, a meno che non arrivi un'offerta stratosferica, per dire 35 milioni, 40 milioni, direi che è un giocatore che sicuramente ci possiamo tenere. Comunque, dicevo, reparto attaccanti, ragazzi, andiamo un attimo a fare due conti. Dzeko, cioè praticamente solo Dzeko, quindi una punta dobbiamo prenderla. A questo punto andrei a provare a prendere quello che era, diciamo, il giocatore che costava meno tra tutti, ma che comunque aveva della buona esperienza, che era Falcao, trentenne, costa sì parecchio, dai 18 ai 20 milioni. Potremmo provare con un'offerta di prestito, quindi per un anno, con magari il riscatto a 15 milioni. Possiamo provare così, vediamo un po', avanziamo questa offerta qui. Poi dobbiamo cercare di trovare il modo di fare due soldi per prendere una punta, perché siamo un po' disperati, quello sì. Ma non sono intenzionati a cedere in prestito Falcao, quindi siamo un po' sfigati. Vediamo un po', allora facciamo i nostri allenamenti. Stavo guardando un po' quali potevano essere i giocatori che potremmo ancora vendere, diciamo, di sfalci. O richiamiamo Iago Falche, vendiamo Iago Falche e ci prendiamo un attaccante, perché in questo modo qui siamo un po', diciamo, bloccati sul reparto attaccanti. Sinistra è Shaarawy Depay, destra Salah e Iturbe. A sto punto Iago Falchi lo richiamiamo e lo mettiamo in vendita, proprio per prenderci un attaccante, fare un po' di cassa, appunto, prenderci un attaccante. Offerta di trasferimento per Mustafa Sek, lo diamo in prestito al Salerno. Offerta per il trasferimento di nuovo per Strootman, vediamo un po', 21 milioni, no? Abbiamo rifiutati prima 25, figurati se ne accettiamo 21, ok, tutti i giocatori in Spagna. Offerta per Iago Falche, l'abbiamo chiesta ed è arrivata, ragazzi, vediamo un po', dal Deportivo, 7 milioni e mezzo. Facciamo una controfferta a 9 milioni e mezzo. Speriamo accetteranno, se nel caso accettassero, appunto, ci buttiamo su una punta. 8 milioni, ragazzi, non possiamo fare altro che accettarli. Così aumenta un po' il nostro budget e vediamo di muoverci appunto sul mercato, cercando in questi ultimi giorni, perché comunque siamo al 25 di agosto, cercare un'altra punta in extremis. Giocatore venduto, altri 6 milioni al budget, perfetto. Giocatore impegnato con la nazionale, che è Mario Rui, ma mi sto sentendo bene, quindi spero non mi mandi in panchina nella prossima partita. Allora, adesso tocca al Cagliari. Abbiamo quindi, adesso vediamo un po' di budget, quanto abbiamo. Abbiamo 33 milioni di euro, perché ci siamo qualificati qui a questo punto per la Champions League. Oh, ragazzi, finalmente in extremis arrivano un botto di soldi
e andiamo a usarli per bene. Quindi abbiamo 30 milioni praticamente. Abbiamo visto che la Lacazette era inaccessibile, volevano almeno 60 milioni, però avevamo, vediamo un po' dove è la nostra lista preferiti. Ma prima di andarlo a vedere aggiungerei un ultimo giocatore che ragazzi è Pavoletti, eh sì, Leonardo Pavoletti del Genoa. Chiediamo di seguire appunto Leonardo Pavoletti, lo sta seguendo, aggiungiamo alla lista preferiti. Adesso andiamo un attimo a vedere quindi quelli che sono i giocatori in questa nostra lista di attaccanti. Appunto abbiamo la Lacazette che vale, andiamoli per valore, guardate un po', 43 milioni di euro, sicuramente fuori budget perché non varrebbero 60. Abbiamo quindi Cedric Bakambu, Beni Edder, Falcao e Pavoletti, tutti giocatori accessibili. Abbiamo però Falcao che ha 30 anni, Pavoletti ne ha 27, è italiano, Beni Edder e Bakambu ne hanno sempre rispettivamente 25-26, quindi comunque giovani. Ora, io vorrei investire su Pavoletti, così ci rimarrebbero dei soldi per poi puntare a quello che è il mercato di gennaio nel caso vorressimo fare degli altri acquisti. Quindi cosa faccio? Aspetto un secondo l'osservatore che mi dà altri numeri, comunque numeri più dettagliati a livello di statistiche, poi di lì capirò e capiremo cosa fare. Quindi andiamo a giocare, anzi a simulare, scusate, questa partita contro il Cagliari, sistemiamo prima la formazione. Giustamente non è sempre domenica, quindi 1-1 contro il Cagliari, però adesso cerchiamo di concentrarci su quella che era l'ultima punta. Ok, arrivato il resoconto su Pavoletti ragazzi, quindi andiamo a vedere subito, mancano 10 ore come potete vedere alla fine del mercato, quindi ritorniamo a vedere appunto la nostra lista preferiti, andiamo a vedere i giocatori che abbiamo. Pavoletti, vediamo delle ottime statistiche fisiche, comunque molta forza, elevazione, buona reattività, buona finalizzazione, precisione di testa, ok, sicuramente Falcao, statistiche nettamente migliori, probabilmente il problema è che quest'anno abbiamo la Champions League, non possiamo rischiare diciamo nulla, quindi forse è meglio investire qualche soldo in più e prendere o Beni Edder o Bakambu, e tra i due probabilmente mi lancerei su Bakambu perché è comunque un giocatore molto veloce, un po' come le nostre ali. Quindi niente, parliamo di meno, andiamo a fare un'offerta da 25 milioni di euro per Cedric Bakambu. Potrebbe anche essere, non essere una brutta idea, scusate, prendere anche Pavoletti oltre alla punta che andremo a prendere, proprio per avere un'alternativa. 41 milioni di euro, porca miseria, aumentiamo diciamo fino al nostro limite, ovvero 30 milioni di euro, di più non possiamo offrirne perché sennò non riusciamo ad offrirgli anche un contratto, quindi ultima spiaggia diciamo, proviamo con 30 milioni, vediamo cosa dice il Villarreal. Troppo bassa, vorrebbero sempre 41 milioni di euro. Allora, intanto ho visto Icardi che è andato via per 38 milioni, porca miseria, a saperlo. Cioè, dai, 38 milioni di carri sono pochi, secondo me almeno 50 li potevano richiedere. Quindi Bakambu, riga sopra. Abbiamo Falcao, abbiamo Beni Edder, ragazzi. Proviamo adesso questo punto con Beni Edder. No, lui era appena arrivato da Tolosa e non aveva intenzione di trasferirsi. Falcao, vediamo quanti soldi volevano per Falcao. 20 milioni, proviamo con 10, ragazzi. 10 milioni per Falcao, a 30 anni. Lo prendiamo come alternativa chiaramente a Dzeko. Falcao probabilmente è l'unico che possiamo riuscire a prendere. Comunque adesso vediamo, 8 ore al termine. Rifiutata, giocatore troppo prezioso per noi. Niente troppo prezioso quando si parla di soldi, quello ricordatelo sempre. Quindi andiamo a aumentare la nostra offerta a 15 milioni di euro. Stiamo un po' più larghi perché comunque il tempo è poco. L'offerta dopo sarà probabilmente da 18 come vengono chiesti, 6 ore al termine, attenzione. Troppo bassa, 25 milioni di euro per il cartellino di Falcao, porca boia, io non volevo spendere così tanto per un giocatore che ha 30 anni, vacca miseria. No, cioè dai, 25 milioni, proviamo con un'offerta di 20, non di più, cioè 20 milioni già secondo me ne sto spendendo tanti, perché comunque ha 30 anni... Farà due stagioni ancora buone, secondo me, porca boia. Accettata, 20 milioni per Falcao, ragazzi. Allora, offriamo il contratto, vorrebbe 90.000 a settimana. Per 2 anni sarà un giocatore importante e se la giocherà con Dzeko, quindi comunque sarà un giocatore importante. Ok, perfetto, accettata, però intanto ingaggio a rischio. Ho accettato un'offerta di 57 milioni, intanto non possiamo fare un cazzo, quindi accettiamo Falcao, ragazzi. Mercato, direi, in estivo, chiuso. Abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo preso un terzino, abbiamo preso un centrocampista, un attaccante e un'ala, quindi tutto ciò che avevamo chiesto e di cui avevamo parlato all'inizio.
Trasferimento per Anonic, lo diamo in prestito, perfetto. Quindi giocatore che possiamo dare in prestito, sicuramente gli daremo in prestito. Continuiamo ad avanzare, chiudiamo questo mercato. Ed eccoci qua quindi, finito il calciomercato. Abbiamo vinto l'allenatore del mese, ma voilà, non penso di non averlo mai vinto ragazzi, l'allenatore del mese, non so perché, ma grande, abbiamo vinto l'allenatore del mese, pazzescamente incredibile. Signori, mercato chiuso, io sono contento, abbiamo preso il terzino Wendell, Kana a centrocampo, Depay come ala e in attacco Falcao. Che dire, e adesso partiamo con la terza fase, ovvero la simulazione del girone di andata della prima parte di stagione. Eccoci qua signori, abbiamo simulato tutta la prima parte di stagione, quindi siamo al 31 di dicembre, andiamo a vedere un po' quelli che sono i risultati, partendo magari da quella che è la classifica di questa Serie A. Roma che è quarta, 18 partite giocate, abbiamo 32 punti, siamo a meno 7 dalla vetta, quindi dalla Juventus, però siamo vicini a un terzo posto all'Inter che ha 35 punti, quindi non siamo distanti. Come posizione direi che ci sta per il girone di andata, ho avuto Rudiger, ho avuto Depay che si sono infortunati praticamente per tutto il girone di andata, quindi siamo stati un po' sfortunati diciamo da quel punto di vista. In Coppa Italia dovremo giocare contro il Bologna, chiaramente la Coppa Italia inizierà a fine gennaio se non febbraio se non sbaglio, quindi comunque è ancora presto. Qui è il trofeo precampionato che abbiamo vinto contro il Villarreal in finale. Dopodiché passiamo alla Champions League, signori. Ci siamo qualificati, la prima partita che dobbiamo giocare è proprio contro il Barcellona. Siamo qualificati come secondi nel girone, il primo è passato il PSG, PSG che è troppo forte. Avremmo beccato l'Arsenal, come potete vedere, perché il PSG è andato contro l'Arsenal. Ci tocca il Barcellona, vedremo poi come andrà, però per adesso non possiamo fare altro, diciamo, che aspettare proprio quel momento. Quindi, una volta visto questi dati qui, andiamo a vedere un po' nello specifico quelle che sono le statistiche, invece, dei nostri giocatori, partendo chiaramente dai capocannonieri. Come potete vedere abbiamo Florenzi, Salah che hanno fatto rispettivamente 7 gol a testa in questa classifica marcatori di Serie A, quindi Florenzi che continua come sempre a segnare come non mai. Subito dopo ragazzi dovremo trovare, se non sbaglio, El Shaarawy che comunque non vedo, quindi probabilmente ne ha fatti più in Champions League forse El Shaarawy, perché ne aveva fatto veramente tanti gol anche lui, però qui non lo vedo, quindi comunque Florenzi e Salah in queste posizioni qui con rispettivamente 7 gol a testa, contando che il capocannoniere ne ha fatti 9, direi che è un ottimo risultato. Ah sì, abbiamo sempre Florenzi protagonista ragazzi con 4 assist, subito dopo Dzeko con 3 assist, reti inviolate, abbiamo Alisson che è stato rotto per un po', comunque lo troviamo Szczęsny con 2 partite, quindi comunque abbiamo una rosa che subisce spesso gol, diciamo anche Alisson solamente per 2 partite è riuscito a non subire gol, quindi magari dobbiamo lavorare su quello. Cartellini gialli, De Rossi ha preso 3 gialli, ma vabbè, un po' ce lo aspettavamo già da lui, diciamo. Cartellini rossi invece, Nainggolan ne ha preso 1 e vabbè, prima o poi deve capitare. Quindi ragazzi, questo è stato il riepilogo, diciamo, di questo girone di andata, di questo primo episodio del progetto Carriera Roma. Mi raccomando ragazzi, un commento con i nuovi innesti, intanto vi faccio vedere quanto budget abbiamo, perché comunque avendo superato il turno dei gironi della Champions League ci hanno dato altri soldi, quindi come potete vedere ragazzi adesso abbiamo, vediamo sistemando il budget, no, c'è qualcosa che non va, perché non capisco perché mi dia solamente 1 milione di budget ragazzi quando ci sono stati dati 18 milioni dal... cioè avendo passato il turno di Champions League avevo proprio letto che mi erano stati dati 18 milioni in più, però vorrei capire dove sono questi 18 milioni. Non saprei ragazzi, qui dice che c'è 1 milione rimasto e 120.000 di stipendi. Fatemi vedere un attimo i movimenti, ecco qua, allora... vendita magliette, costi viaggio, ok, più 18 milioni, come potete vedere abbiamo superato la fase gironi, ci sono stati dati più 18 milioni, però sono soldi che o non sono stati aggiunti al budget trasferimenti, oppure non saprei, perché comunque come potete vedere non compaiono tra i nostri soldi, cioè qui abbiamo veramente, veramente pochissimi soldi. Comunque aspetto un vostro commento ragazzi, mi raccomando un mi piace assolutamente, YouTube ha dei problemi in questo periodo, quindi mi raccomando controllate che mi piace sia stato inserito per favore. Se siete nuovi iscrivetevi al canale, in descrizione Facebook e Instagram per stare sempre più connessi. 3 giorni, passeranno 3 giorni, poi uscirà un nuovo progetto carriera, quindi penso che uscirà giovedì o venerdì il secondo episodio appunto di questa Roma. Grazie del supporto, grazie di tutto ragazzi, noi come sempre, quindi ci vediamo al prossimo video.